Buonasera a tutti, benvenuti sul canale di GamerCode, qui è King Evolution 61 e oggi ci rituffiamo nel bel mar di Sea of Thieves cercando sempre tesori, uccidendo scheletri e diciamo non perdendoci male, quello è il nostro obiettivo principale. Oggi ci dovrebbero raggiungere il buon Nick in arte Alocino e anche Barry Sean, però nel frattempo noi ci dedicheremo un po' in solitaria, attendendo che la nostra ciurma venga a comporsi, diciamo così. Quindi io direi di partire subito con la sigla. Ok, allora facciamo partire il gioco. Dovrebbe vedersi, sì, io nel frattempo aggiusto le ultime piccole cosette. E ditemi se l'audio di gioco e il mio audio va bene, va male, perché per altre cose ho dovuto modificare i settaggi, quindi ditemi se va tutto bene. Buonasera Stinen, buonasera. Iniziamo la nostra avventura. Ok. Come va Stinen? Tutto a posto? Tutto bene? Spero di sì. Quindi l'obiettivo come sempre è di non perdersi. Ah, e ovviamente io pensavo che le munizioni per la pistola fossero infinite. Invece a quanto pare no, quindi nel caso dovremmo trovare anche le munizioni. Buonasera Flix, buonasera. Allora chiedo anche a lei se va tutto bene, spero di sì. Vabbè. Purtroppo è vero, in effetti manca anche a me la serata al pub. Ma posso skipparlo? A quanto pare sì. Posso skippare. Manca pure a me una serata al pub con la musica dal vivo. Però purtroppo. Volevo continuare la mia avventura. Penso che sia questa, sì. Probabile. Ah, questa è. No, vabbè, andiamo con quella grande, aspettiamo eventualmente. Mi sembra. Non lo so. Vabbè, sì, ciuma aperta. Dai. Tutto in ordine, meglio così. Grazie. Grazie per le parole Stinen, però ripeto, effettivamente manca pure a me. Io a volte quando mi fermo a pensare, quelle rare volte in cui penso pure io, è passato più di un anno ed è volata. Perché non organizziamo una sera? Allora, quello eventualmente si può fare, però Lix mi dai un assist preciso e perfetto per dire che molto probabilmente domenica verso le 18 farò una partita, faremo una partita a stare così molto tranquilla su. Ah, qua si aggiungono persone alla ciurma, vabbè, sì, su Stardew Valley, perché è da molto che non lo faccio. Ed eventualmente a voi anche come ho già proposto al mitico Barry Sean e poi dirò anche a Nick Alocino, se vi volete unire nella chat vocale, così giusto per dire due chiacchiere, siete invitati. Quindi
Sapevatevelo, mi raccomando, sapevatevelo. Detto ciò, per festeggiare il 30 anniversario di Simonia hai ricevuto... Vabbè, sì. L'unica cosa, la ciu... Salve, ma io non la conosco, cioè... Sì, non... Aspetta, forse... esulta, balla, cenno... punta il dito. Stringe amicizia. Olè. Salve, quindi così si fa la ciurma, non dobbiamo andare... Hello. Hello. Ma penso di non aver attivato la cu... Però io a sto punto, chiedo scusa. Siccome sto aspettando gente... Vi ringrazio, però... Come faccio ad uscire da sta cosa? Lascia partita. Cioè... E faccio l'equipaggiamento chiuso. Buonasera, Berishon, buonasera. Faccio l'equipaggiamento chiuso perché io non sono molto incline a nuove amicizie, soprattutto se non parlo in italiano. Detto ciò, faccio l'equipaggio chiuso, così nel caso se si aggiungono altri membri fidati. Quindi galeone, ciurma chiusa e poi vediamo come si fa e salpa. Ok. Quindi mi raccomando, se domenica volete partecipare, sempre se si fa, ma penso di sì, mi raccomando, segnatevelo sul calendario, mi raccomando. Allora, carino sto fatto che poi alla fine si aggiungono le persone random nella ciurma, così non lo fai, diciamo, non giochi da solo. Però almeno sarebbe stato bello mettere... le persone della stessa nazione. Però giustamente non si può fare. Per esempio io ho sempre il desiderio di fare una partita a Fasmofobia in un server russo, che secondo me ci sta. Vabbè, sto bigliettino l'abbiamo già visto. Quella è la nostra barchettina. Sal. Ma l'isola è diversa. Sì. Chiedo scusa. Ci abbiamo la mappa. Le missioni. Non ci abbiamo più le missioni. Me le ha tolte? Oh. Ah no. Me le ha. Stava caricando. Aspetta. No. Ce le ha tolte le missioni. Quanto pare. Vabbè. Buon uomo. Salve. Be brief, then be gone. Stai parlando con Harry, stimato cacciatore d'oro, va bene, sì. Scopri le offerte da cacciatore d'oro. Malloppo arraffato. Vabbè, questo è quello che avevamo preso, che non avevamo comunque fatto l'altra volta. Quindi, piglia tutto. Facciamo uno alla volta. Facciamo uno alla volta. Ok. Poi vedremo anche come personalizzare la nostra... per poco. Per poco. Ah, a proposito, novità sul nome. Allora, siccome... impresa completata random, vabbè. Io stavo pensando se la nostra protagonista si chiamava lo stesso Franca, perché io c'ho questo desiderio di chiamare Franca o Franco. Ma non era così la nostra nave, scusate. Mi sento strano. Abbiamo fatto un upgrade. Bello grosso l'upgrade pure. Non mi ricordavo che fosse così. Comunque stavo dicendo, io chiamerei la nostra protagonista Franca, mentre la barca, il galeone, Odessa, come aveva proposto giustamente Stinen. Quindi se voi siete d'accordo, io andrei avanti con questa idea. Certo che però ora mi viene un spontaneo, un dubbio. Ma tutte le cose che c'avevo io dove stanno? Chiedo scusa. Cioè io mi ero preparato con cose. Mi sento onorata. Ehi, così poco. Ma... vabbè. E a noi ci va bene, abbiamo fatto un upgrade bello grosso della nave, ma... vabbè.
Allora, dobbiamo andare per forza giù. Occhio, occhio, occhio. Vai qua, vai qua, vai qua. Tavolo della mappa. Come si faceva a ridurre lo zoom? Ah, questo è il... Sì, la barca è 3 volte quella nostra, praticamente. Missioni. No, non me lo dai. Dov'è il tavolo che a noi ci serve? Iniziamo benissimo la run. È qui per caso? No, qui è la stiva. Forse sarà nella stanza del capitano? Può essere. Questa? Ah, ok. Viaggi. Il malloppo. Sì, facciamo questo. Tanto su uguali. Vota la missione. Allora. Mo. Vediamo di non perderci. Mi raccomando, Steven. Ieri sei stata fondamentale, quindi se hai qualcosa dammi una mano pure ora. Questa è, diciamo, un mezzo stivale, potremmo dire. Quindi, donde stas quella isola? No, non è questa. Aspetta. No, questi mi sa che non c'entrano niente. No, in effetti. O forse sì. Che poi qua stanno pure le isolette piccole, quindi devi stare a guardare un po' tutto. Non so se, diciamo, le coordinate che si trovano sulla mappa sono alla fine le stesse che si trovano su, cioè se la mappa del tesoro sono le stesse che si trovano qui. No, non è questo. No. Inizio ad essere dubbioso perché... No, la devi girare. Perché dovrebbe stare vicino a A, B, C, D, E. 1, 2, 3, no, vabbè, sarà per forza un riferimento. Che sennò dovrebbe stare qua. No, vabbè. È un riferimento a cacchio. Ecco, per esempio, se ci dessero dei riferimenti un po' più facili per trovare l'isola, sarebbe questa? Mo' a culo l'abbiamo trovata. Ok, quindi è praticamente a sud. D'altro poco è più grande la nostra nave che l'isola. Buono. Allora, questa è l'ancora, quindi mi sa che ci vorrà per forza un paio di persone. Sembra bella pesante pure l'ancora. Sì, era molto pesante. A saperlo dovevo andare con la barchetta piccola, fin quando ero da solo. Mettiamo una paresima soltanto per togliere l'ancora. Giro giro tondo, casca il mondo. Casca la terra. Tutti giù per terra. Ok, un attimo. Allora, abbiamo detto che dovevo andare a sud. Quindi giusto, se non apri le vele, come... Dove stanno? Oh, qua? Sì, qua. Quindi, apri. Vai un po' così. Sì, non voglio toccare, quindi facciamo andare e gira tutto. Occhio allo scoglio, se no facciamo subito subito l'incidente. Ce la facciamo? Io mo ero abituato, parola grossa, abituato
alla barchetta piccola. Comunque forse è quella l'isoletta, dritta a sud. Può essere. Quindi, come ci ha detto Berishon, questo lo mettiamo qua, così significa che stiamo andando dritti. Però noi dobbiamo un po' aggiustare. Tanto qui penso che ci siano un sacco di pesci, quindi se avessimo la possibilità di pescare. Ecco, per esempio, ci potremmo fare un nuovo business ad un certo punto. Invece di andare in cerca di tesori, potremmo tranquillamente trasformare la nostra nave in un peschereccio e fare pesci, trote, gamberetti, non lo so. Però il mare è carino. È un po' verdognolo, però è carino. Ok. Va bene, dai. Aggiustiamolo giusto un pochettino. Ok. Oh, benissimo. Vai così, perfetto. Il tempo non promette nulla di buono. Guarda, il sole sta, non è proprio totalmente cupo, anche se stanno delle nuvole un po' così. Però dai, non ce la tiriamo. Poi quando verrà il buon alocino, chiederò per esempio quei fuochi d'artificio, tra virgolette, che stanno là, a che servono? Perché lui è più esperto di me. Comunque, dovrebbe essere quella l'isola. Buttiamoci un occhio, non da qua. Guarda come cigola tutto. Sì, è quella l'isola. Quindi, nel caso. Ok. Benissimo. Non mi sporgerei troppo, se non facciamo come il film di quelli che vanno in vacanza con lo yacht. Si fermano nel mezzo del nulla, si buttano e si dimenticano di non aver messo la scaletta a posto e quindi rimangono lì. Però aspetta un attimo, scusate, io aggiusterei un attimo la mira, perché sennò. Scusi, vada un poco da qua. Vada un poco da qua. Bello sta barchetta che. Aspetta, 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 aspetta. Aggiusta, 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 aggiusta. Ok. Un altro po'. Perfetto. Inchiodo. Freno a mano. Belli, già ci stanno aspettando. Per caso io c'ho. Ho le munizioni tutte al massimo. Però, eventualmente, prima di andare lì, vorrei sapere dove sta. Quindi, quella roccia dovrebbe essere quella che vediamo in alto. Dovrebbe stare dall'altra parte, tendenzialmente. Vabbè. Ciuffete. Vai con la spada, però, che non mi sento al sicuro. Mettiamo un po' il volume perché non mi sentivo. Mi sentivo l'audio di gioco troppo alto, forse questo è troppo. Ok. Allora. Iniziamo a raccattare il possibile. Eccolo là. Vieni qua, vieni. Toh, in testa. E se la ride pure l'infame. Allora, dovrebbe stare là. Che è sta roba? Bomba esplosiva. Prendi. Sembra intrigante. Abbiamo detto che se la roccia sta da queste parti, dovrebbe stare qua. In teoria. Quindi, andiamo qua. Sì. Ok. Dai, non abbiamo. Addirittura, fama livello 6. Vai, vai. E sembra anche
carino il forziere, quindi. Vai, vai. Raccogli il forziere. Così ci togliamo subito dalle scatole. Potevamo pure parcheggiare un po' più vicino, però vabbè. Occhio a non andare troppo sott'acqua, perché mi sembra abbastanza pesante il forziere. Sento rumori molesti in lontananza, però noi non ci guardiamo, così tipo strega di Blair non esiste. E questo lo piazziamo qua. Ora dobbiamo andare direttamente a nord, dove stavamo prima. Quindi ci mettiamo a prendere l'ancora, tirarla su, e poi ci muoviamo verso nord. Non vorrei dire, però abbiamo fatto subito, eh. Invece l'altra volta ci abbiamo messo una marea di tempo. Certo, l'isola era abbastanza vicina, però, sai, sono piccoli passi per l'uomo, ma grandi passi per noi. Intanto si vedono anche isole in lontananza, e mi sa che la profezia di Stinen sta venendo su, perché non mi sembra bellissimo il cielo. Sì, andiamo così, verso nord. No, buonasera a tutti. Buonasera. Mi scusi se sono entrato così senza avvisare. No, prego, è che mi ha fatto leggermente spaventare. Però non fa niente. No, sinceramente stavamo preparando il personaggio, ma dobbiamo fare tutta la parte introduttiva, purtroppo. E vabbè, non fa niente, almeno mi tiene compagnia con l'audio e amen. In sì, chat poi scelto... ditemi se si sente bene il buon Barry Sean. O devo alzare il volume? Forse devo alzare il volume, aspetta un attimo. Scusi. Penso. Sì? No, più che altro perché... vediamo. Ah no, dovrebbe stare al massimo, quindi ti dovrebbero sentire. Ah, questo non mette in pausa. Ehi. Aspetta. Mi sono perso. Io pensavo che mettesse in pausa, invece no. È tipo Dark Souls. Aspetta. Gira tutto. Forse è quella l'isola, quindi abbiamo svoltato. Fammi mettere da capo da qua Twitch. Ok. Allora, questa dovrebbe essere l'isola. Abbiamo scelto quindi il nostro personaggio, una vecchietta arzilla. E pure tu hai fatto il personaggio donna. Sì, sì, la vecchietta arzilla ci sta sempre come come pirata. Poi vedremo il buon Nick che cosa ha in serbo per con il suo personaggio. Allora, non so se hai notato, però questa volta è andata abbastanza liscia. Certo, ripeto, la mappa, l'isola era praticamente dietro l'angolo. Però sì, è sì, stata... ma domanda, Nick, buon Nick? Io l'ho invitato e ha detto che sarebbe venuto. Non alle 9, ha detto che sarebbe passato un po' più tardi, però di venire dovrebbe venire. Ok. Ma in questo caso come si fa a giocare insieme su... Ti dovrei mettere nella ciurma. Ora un attimo che mi fermo. Arrivo all'isola. Vabbè, poi spoliamo. Ancora nella parte iniziale. Ma sai che forse posso anche metterti direttamente? Perché comunque quello è soltanto come tutorial. Perché la nave me l'ha cambiata. In effetti io sono rimasto un po' sbalordito, perché sto con una nave che è il triplo rispetto a quella mia precedente. Invece io pensavo di avere la nave, eccetera. Quindi mi sa che soltanto il personaggio ti vale. Quello è soltanto un tutorial. Sì, io pensavo che fosse piccola come quell'altra, invece no. Vabbè, io
Alzirei un altro portale. Intanto io sto, poi diciamo mi sono fermato un momento, poi ci provo a capire un po' tutta la il gioco. Poi nel caso ci aggiungo. Ma è questione di relativamente poco comunque, perché vedo l'isola all'orizzonte. L'unica cosa che devo imparare a fare un po' il parcheggio. Quella, buonasera. Eccolo, buonasera Nick, buonasera. Ecco, parlavamo proprio di te. Guardate male, spero. No, figurati. Anzi, qua noi ti stavamo aspettando con tanto calore e ardore, perché tu ci devi spiegare un po' il gioco, perché io ieri, l'altra volta l'ho fatto da profano e ci ho messo 3 ore per capire come si maneggiava tutta la barca. Quando, sì, un po'... quando poi ora ho ripreso la partita, pensavo di trovarmi la stessa barchetta dell'altra volta. Invece no, mi sono trovato un galeone che è più grande delle isole. Quindi... Ma l'hai scelto tu però? Sì, è perché io pensavo che comunque la mia barca fosse quella. Non che cambiava a seconda della... No. Cambia in base a quello che scegli. Vabbè, è tanto... Alla fine abbiamo preso la barca qua, anche perché era per 4 giocatori. Se ora giochiamo in 3, la barchetta piccola non era più buona, perché era massimo per 2. No, però ci sono 3 misure. Sì. Una mi pare da 4, una mi pare 1-2 e l'altra intermedia. Mm-hmm. Poi non lo so se la vuole iniziare lei la partita e ci accorpiamo alla sua ciurma. Sì. Sbagliamo. Perché ripeto, io sono ancora neofita, mi sono stupefatto di essere riuscito a trovare il tesoro abbastanza facilmente. Però questo gioco è lentissimo a partire, quindi... Beh, sì, immagino. Ragazzi, ma voi giocate mouse e tastiera o pad? Errore, benissimo. Io pad. Io ho mouse e tastiera. No, io pad, non... Purtroppo mi sono disabituato ad usare mouse e tastiera e questa è una cosa negativa per quanto riguarda gli FPS. Allora, aspetta un attimo che qua dobbiamo parcheggiare. Aspetta che dobbiamo parcheggiare. Sai che oggi c'era un aggiornamento da 6 giga? Credo che mi abbia corrotto un file. Ah, bene. Senti, a me non era da 6, era da 3 qualche cosa. Aspetta, vediamo. Frena a mano. Piano, eh? Ok. Abbiamo parcheggiato un po' a cacchio. Però il senso dell'equilibrio della nostra Franca, guarda qua, sta precisa. Vabbè, a bomba. Ci buttiamo a bomba. Ah, sì, a bomba, dai. Ciacchete. Allora, vado a lasciare il forziere che ho raccattato Aurora. Salve. What have we here? Io il forziere ti volevo lasciare. Buon uomo. Ah, giusto. Io ti voglio portare il forziere, ma l'ho lasciato sulla barca. Piccolo dettaglio. Vai, a bomba, bomba, bomba. Olè. Sì, urge imparare la tecnica di parcheggio, perché non è che la nostra Franca si può ogni volta immergere. Nick, stavo notando, ma il nostro soggettone non respira sott'acqua tranquillamente? Credo non per sempre. Ah, perché io non ho notato nessuna barra di stato? Vabbè, cioè tipo si annebbia un po'. Ah, ok. No, sennò era il top. Eravamo Aquaman qua. Allora, buon uomo, t'ho portato il forziere. Giustamente questo diceva che sei venuto a fare. Ed ecco il forziere. Vendi.
720 monete d'oro, va bene. Siamo arrivati a 3009. Allora, equipaggiamento, missioni, viaggi. Siamo arrivati a livello qua, livello 5. 5. Benissimo. Qui mi dice che l'unico modo è disinstallare e reinstallare il gioco. Addirittura. Quanto pare. No, fa schifo sto. Fa schifo sto client comunque. Sì, diciamo un po'. È ancora. Sì, è voglia. Ma io mi ricordo quando l'ho utilizzato la prima volta. Non mi faceva neanche scaricare i giochi da lì. Mi diceva che dovevo. Anzi, io per forza lo dovevo scaricare dallo store il gioco. Quindi. Mm-hmm. Casino immane. Ma mi sa che è una beta. Quando l'ho scaricato, se non erro, stava scritto che era una beta. Senti, vuoi provare? Per scaricare l'aggiornamento ci ho messo un botto perché non partiva proprio. Senti, niente, comunque non va. Neanche se riavvii? Provo a riavviare, però ho dubito. Buonasera Bruce, benvenuto. Buonasera. Arrivo. Prego, faccia. Comunque, Barry Sean, mi sa che l'ho invitata, mi sa. Credo. Conferma. Invito inviato, va bene. La ciurma è chiusa. Vediamo se me lo mostra in qualche maniera. Anche perché dal menu principale mi diceva solo che potevo fare quello, quindi. Vabbè, male che vada, esco da qua e rifacciamo la... No, non vorrei che debba per forza fare la parte introduttiva. Come si faceva una volta con ESO. Bello. Stinen, per caso è ancora... Tra noi è brutto da dire. È ancora una nostra telespettatrice? Perché se no le faccio da capo la parte che le è piaciuta tantissimo. Facciamo ubriacare Franca. Dica lei. Temporeggiamo con Franca che si ubriaca. Nel frattempo. Salve, buon uomo. What is it? Non lo so, mi vuoi dare un'altra. Oddio, ce l'avevamo. Be on your way. Giustamente, io ce l'ho già la. Frattempo che attendiamo. Allora, questa c'ha una forma più o meno ad uncino. Più o meno. Quindi a bomba. Olè. Ah, questa proprio è impermeabile la pergamena. Bene. Non si finisce mai di imparare. Comunque, comunque, nel caso di partecipare, è aperto anche a lei, signor Bruce. Quindi, nel caso... Io sono ancora neofita. Questa è la mia seconda partita che faccio, quindi... Sono ancora abbastanza impedito. Però, dobbiamo prima andarla... No, forse... No, la dobbiamo soltanto vedere. Stavo dicendo, sono abbastanza impedito. Però, se si vuole aggiungere, la porta è aperta. Volendo sì. Le diamo poi la scorciatoia Discord e se può fare. Allora, vediamo se ti do. Come si fa a dare da Discord il link? C'era un modo, se non erro. Aspetta, il link di cosa?
Per il la chat vocale. Perché qua sta in vita, però mi dovrebbe dare. Al massimo, se mi dai il nick, ti invito. Vabbè, poi quando sei libero. Allora, nel frattempo, dobbiamo trovare. Ah, forse è questa? Sì, ma oh, sempre a culo le troviamo le isole. Mamma mia. Allora, vabbè, questa possiamo. Come si fa a togliere? Mi può togliere questa, per favore? Bravo, bravo. Ok, quindi dobbiamo andare sempre a sud-ovest. Quindi andiamo. Togliamo le ancore con calma. Con estrema calma, visto che qua sono pesantissime le ancore, magari. Tanto si avvicina il temporale, benissimo. La predizione di Steenen si sta per avverare. Perfetto. Allora. Andiamo. Oh, piano. Gira tutto. Inizia ad attrizzare, se no diamo una codata verso il pontile e lo buttiamo tutto giù. Ce la fa? No, aspetta, dritta. Ok, ce la dovremmo fare. Sì, liscio, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo detto sud-ovest. Quella era l'isola che abbiamo appena scoperto. Forse quella che si vede in lontananza dovrebbe essere. Quindi iniziamo già ad addrizzare. Olè. Piano. No, forse un altro po' devi andare. Vai. Non vorrei aprire le altre vele, perché se no, se inizia a prendere velocità, chi la prende più la nave? Ok. Vabbè, vai un po' dritto. Per le altre vele è questa? Ma sì, andiamo a tutto. L'altra fila di vele le lascerei un attimo, perché sennò può darsi che andiamo troppo veloci. Però così non vedo più un cacchio. No, aspetta. Chiedo scusa. Se mai abbassa un po' così, vediamo se riesco a vedere. Più o meno. No, è ancora troppo alto. Anzi, troppo basso. Chiudi proprio e pace. Ci rilassiamo andando in mare. Ti dirò che se la prima volta quasi quasi iniziavo a soffrire pure io di mal di mare, qui non lo vorrei neanche dire, però si sente un po' di meno. Sarà forse che non è agitato come la scorsa volta il mare? Però c'è la barca più grande. La barca più grande può essere pure, può essere. Però è da un paio di giorni che ho il bruciore di stomaco. Però non ho nausea, diciamo. Vedi a bere l'acqua di mare. Bruciore di stomaco, vabbè. Comunque il trucco. Niente, non ho risolto, mannaggia. Però è stranissimo sto fatto. Il mondo cibernetico è sempre pieno di problemi, mannaggia. No, e. Che senso, non ha risolto con l'installazione o con Discord? No, con l'installazione. Molto strano, effettivamente. No, ma comunque il client Xbox. Bisognerebbe un po' fissarlo. Quello
è vero. Fai il corrotti. È veramente da fixare. Ripeto, io quando l'ho provato ormai un paio di settimane fa, non mi faceva neanche installare da lì i giochi. Dovevo per forza andare dallo store Microsoft a scaricarlo. Quindi. Però noi dovremmo avere il vento contro. Ci muoviamo lo stesso. Vabbè. Dipende come sta la vela. Che senso? No, aspetta, però vento contro dovresti. Boh. Tieni presente che loro navigavano anche col vento contro. Ma. Vabbè. Vabbè, sono dettagli. Allora, su Steam ti permette di fare la revisione. Che è? Ok. La revisione dell'integrità. No, ripeto, è odioso. È odioso. Allora, ci dovremmo avviare. È praticamente alla punta dell'uncino. Quindi dovrebbe essere relativamente facile. Se riusciamo a divincolarci dagli scheletri, dovremmo pure riuscire ad andare avanti, cioè a recuperare il tutto abbastanza agevolmente. A che punto sta, dottore, nel tutorial? No, al momento mi sono leggermente fermato perché, diciamo, pausa cibo. Ah, vabbè, ci sta. Allora, vabbè, dovremmo starci. Andiamo qui. Giusto così per non andare proprio in pieno sull'isola. Perché capisco che la barca è grande, però avremo dei problemi ancora più grandi. Quindi vai un attimo. Vai giusto un altro po'. Sempre questi inquietanti navi rotte fra il filo spinato, che sono molto rassicuranti. Sì, così non dovremmo trovare, penso. Beh, vai un poco più qua, così. L'uncino forse dall'altra parte. Penso di sì. Proprio dove stanno giustamente i cosi. Gli scheletri. Allora, a sto punto, senza che ci fracassiamo con le pietre, faccio manovra. Così. Qua vale come la macchina. Se io arrivo a metà dell'ostacolo posso sterzare tutto, così non lo prendo. Ok. Vai con una bella derapata in stile Fast and Furious. Tanto sta albeggiando. Abbiamo sempre lo scheletro che ci guarda in modo minaccioso. Gira tutto. Sentono colpi di cannone. Ah, forse c'è qualcosa di più interessante pure nell'isola. Aspetta. Se no ci fracassiamo male. Butta giù. E abbiamo preso qualcosa. Sì. La nave ha subito danni. Può stare. Dov'è che sta entrando l'acqua? Ma sbaglio, ho questa sessione un po' più cupa rispetto all'introduzione. Che senso? Ah, vabbè, il meteo. Sì.
Ma penso che comunque sia meteo mezzo dinamico, quindi dovrebbe cambiare probabilmente. Allora, prendi tutto, con una secchiata riusciamo a togliere tutta l'acqua che stava qua. Là. Ok, con calma. Allora, il coso dovrebbe stare proprio da ste parti. Vediamo, proprio alla punta. Ok, quindi ci stanno in giro gli scheletri? Sì, però se agiamo con leggiadria. Aspetta, 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 che ho sentito. No, state fermi, state fermi. Vai, vai, prendi tutto, prendi tutto. Scava, scava, scava. Scava, scava, scava. Vai, prendilo, prendilo prima che vengano. Buttati su. E questo. Toh, lo lasciamo qua. Sarei quasi tentato. Salve. Che belli voi che voi nuotate. Sarei quasi tentato. Torno subito, eh. Faccia, perché faccia. Mi devo chiudere e riaprire Discord. Sì, sì. Ma sì, dai, ci proviamo. Corri. Ah, non c'era niente, barili soltanto. Che mi... Ok. Ci abbiamo... Aspetta. Corri. Datti. Datti. Qua troviamo intanto oggetti random. Va bene. Sta cassa. Che caspita. Cassa di zucchero fine. Buttiamolo nella stiva. Voi non è che salite qua, giusto? Ok. Però ci possiamo mettere pure un po' di luci. Un po' di qualcosa. Chiedo scusa. Ma non c'era l'altra... Ok. Butta qua. Vediamo se prendere l'oggetto o meno. Vabbè, io direi che potremmo pure andare. Anche se ho visto un'altra cassa. Però non so se alla fine è fruttuosa o meno. Quindi vai così. Penso che a sto punto però esco e vado a prendere la nave un po' più piccola. Poi se si aggiungono altre persone si fa l'upgrade. Però diciamo che questa è abbastanza ingestibile, tra virgolette. Come guidare il furgone quando hai appena imparato ad usare la smart. A guidare la smart, quindi pochettino mi sento in difficoltà. Vai. Perfetto. Allora, dovremmo andare ora. No, non è da qua. Comunque dovremmo andare in questa direzione probabilmente. A nord-est. Intanto vedo una nave pure. No, ma mi dispiace veramente, perché poi alla fine sono scocciature che uno deve stare a scaricare da capo tutto. È brutto. Chiedo scusa, io toglierei un attimo. Dove sta? Ok. A prescindere, sono scocciature. Alza tutto. Perfetto. Fammi dire, sto andando nella direzione giusta? Penso di sì. No, non è da qua. Mi confondo sempre.
Senza vele dovrebbe stare ferma la nave, presumo. Come si fa a toglierlo? Ok. Non mi ricordo, è questa? No, è questa. Se quindi metti questo qua. Questo qua doveva andare a nord. Quindi gira tutto e andiamo a nord. Palo. Ok. Quindi smarmella. Perfetto. E gira tutto senza prendere isole o altro. Brava. E andiamo a nord. Comunque, voi che siete più esperti, se io mi personalizzo la nave, a seconda, diciamo, della nave che scelgo, ho anche la personalizzazione, oppure ho diverse tre navi e me le devo personalizzare una alla volta? Eh no, è per quello ti dico, Nick, è quella la cosa scocciante, perché uno poi deve stare a perdere tempo nuovamente per riscaricarlo. Siccome anche a me dovrebbe essere abbastanza veloce la linea, però non avendo direttamente il collegamento Ethernet ci mette una quaresima. Funziona su tutte le navi. Ok. Sentite, non mi attaccate per favore, fate i fatti vostri. Perfetto. Vabbè, eventualmente ci organizziamo la prossima volta, così ci esce la giocata in 4, precisa e perfetta. Vediamo quando siamo tutti liberi e ci possiamo rituffare. Ripeto, a me sta piacendo comunque il gioco. Un attimo. Fammi chiudere qua. Ok. Stiamo fermi? No, col cacchio, ci muoviamo lo stesso. Pure con le vele chiuse. Stiamo andando giusti? No, dobbiamo andare ancora a nord. Ok. Apri. Apri tutto. Ok. Andiamo a nord. Olè. Forse vedo in lontananza l'isola. Occhio a non romperci contro sto scoglio enorme. Ok. Dovrebbe essere quella, penso, l'isola. Quindi nel caso stiamo abbastanza vicini. Raddrizza. Ok, vai un po' così. Poi cerchiamo di fare una manovra alla Fast and Furious. Ci aggiustiamo un pelino e andiamo con il freno a mano per fermarci. Come si chiama uno scoglio grosso? Bella. Mi verrebbe scoglionato, ma non lo so se ci ho preso. Ci dica, Steenen, ci dica. Ah, aspetta. Aspetta che forse è troppo.
Va bene lo stesso. Ok, grande. Promosso, promosso, promosso. Inchioda. Inchioda. Ma era questa la nave, l'isola? Ma non sai che non mi pare. Chiedo scusa. In effetti non era questa. Ma non ci sta neanche nella mappa lì. Ah, questo cacaturo è l'isola. Vabbè, scusa, già che stiamo. Non penso che siano nemici. No. A bomba. Ok. Uè. Ah no, un avampo. Salve signori. Occhio. Quando ha preso la palla è un po' così. Mi ha un po' impaurito. Salve signor Emporio. Scopri la merce. No, più che altro mi scusi, c'ho dello zucchero. Vuole lo zucchero? A bomba. Se vuole dello zucchero ora glielo vendo. Con tanto. Due sgagliotti. Ma un panzerotto fritto. Anche se, ripeto, c'ho bruciore di stomaco, quindi non dovrei mangiarle ste cose. Però un panzerotto fritto mo ci sarebbe alla grande. Bello, quello grosso. Ci sta. Le sgagliozze non tanto mi piacciono, sinceramente. Le mangio, sì, ma non... dov'è? Stavo dicendo, mi hanno fottuto l'iso. Signori. Bam. E mo lo zucchero si starà bagnando. Pappetta venderemo, non venderemo lo zucchero. Anche perché era già fino, quindi. Signori. Non so se funziona così. Vuole lo zucchero. Welcome. Copri la merce. Non vuoi lo zucchero? Buon voyage. Buon voyage, non vuoi lo zucchero? Signori. Enter. No? Vabbè, che vendi? Il tamburo? Il tamburo di Ubuntu. Non so se fosse ancora essere definito un tamburo, ma è interessante argomento di conversazione. Che sono come tamburo. E vabbè, che me lo faccia, brodo. Farewell. Yes. Ho studiato. Vabbè, sì. Nel tempo libero. C'ha la R un po' ballerina. Signore. Sì. Non ho mai notato quanto. Non ho mai voluto resistere. Sì, vabbè, signori, vogliamo sapere però cosa è in concreto. No, vabbè. Buon voyage. Buon voyage. Nick, Bruce, se state ancora in chat, per vendere questi oggetti, zucchero e cose varie, a chi devo andare? Vabbè, to lascio qua in un angolo. Top. Se ci ricordiamo. Quindi dovremmo andare sempre al nord. Giusto? Nord-ovest. Nord-ovest comunque dovremmo vederlo. Dovremmo vederlo. Va bene. Palo, palo. Quindi. Togli qua. Con estrema lentezza. Però sta reggendo il tempo. Dai, ha fatto qualche tuono. Però sta reggendo, sta reggendo. Non vuole, diciamo, farci bagnare il buon cielo. Quindi sta reggendo. Sembra che l'ancora sia andata giù fino al centro della terra, perché ci mette l'Ave Maria per risalire. Allora, andiamo piano 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 piano. Se no poi lo demoliamo l'avamposto. Gira 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 gira. Aspetta, vai dritto, vai dritto, vai dritto, vai dritto. Ripo ripo. Mamma mia,
No, vabbè, questa è pura leggiadria nautica. Va bene. Povera Odessa, ma poi la personalizzeremo comunque. L'Odessa, eh. Però diciamo che con questa, diciamo con questo veliero enorme, ho fatto soltanto un danno. E per me è tanta roba. Cioè pensavo di fare molto peggio. Adrizza, adrizza, adrizza. Drizza, drizza, drizza. Ok. Dovrebbe essere quella la nave. L'isola. Tendenzialmente. Stiamo abbastanza lontani, quindi posso... Mannaggia, mi scordo sempre. Posso andare a controllare. E lei, se è lei. Quindi. Piano. Olè. Così ora usciamo e ci prendiamo la versione mini di Odessa, così è un po' più gestibile e facile da guidare. Senti, se vai leggermente più così, giusto un pelo, ma non tanto, non tanto. Giusto un pelicchio. L'Odessina, esatto. Poi nel caso potremmo anche battezzare le tre navi a seconda della grandezza. Quindi magari quella piccola la chiamiamo Odessa e, oppure quella grande la chiamiamo Odessa. Quella piccola la chiamiamo un altro nome, cioè in un altro modo. E potremmo anche fare così magari per aumentare la lore del nostro, della nostra anzi, pirata. Olè. Poi quasi mi faccio pure la camminata lì. Mi arrampico, voglio vedere com'è la cosa. Buonasera Amaya, buonasera. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Ma è troppo classica. Due sarebbero sfigate a prescindere. Però è troppo classica. Io voglio la Pinta. Però se te la danno vuota la Pinta, secondo me non la vuoi più, Stine. Io inizierei per un attimo ad andare, anche perché sennò ci prendiamo in pieno il faraglione. Quindi andrei un attimo ad allargarmi per poi stringermi, ripeto, con una mossa in stile FF. La sono in serena, solo la Santa Maria torna. Esatto. Però questi sono nomi troppo blasonati. Noi invece amiamo più le origini della nostra terra. Quindi Odessa, magari la chiamiamo Nella, la più piccola. La nave Nella. Odessa la più grande, effettivamente. Aspetta che forse riusciamo a fare la manovra bene. Aspetta, vediamo se gira tutto e poi sterza all'improvviso. Olè. È così. Intanto facciamo momento cultura qui su Gamercode, come al solito. Molto spesso capita che facciamo momenti culture. Senta, inchioda. Potevamo magari avvicinarci un pochettino di più. Però vabbè. Ah, ma fa tipo trampolino. Cioè veramente, non ho notato se... Ma
Ma la nave lì come ci è arrivata? Chiedo, così non ripeto l'errore. Allora, consegniamo questo. Se ci dà un altro po' di monete d'oro, magari un 600-700. Tornando. Ma secondo me, a parte tornando, anche con un tornato è arrivata là. Buon uomo. Tenga. Ah, solo 89. Che stai a scherzare? Bello. Bello. Guardami nell'occhio. Ma mi dai soltanto 89 monete d'oro? Eppure così poco di reputazione. Era più lontano, paradossalmente. Giusto per curiosity. Salve, signori. Che mi dà lei? L'ordine delle anime. Ah, mi dà delle missioni. Vabbè. No, no, grazie. Come se avessi accettato. Invece la signorina, oltre a bere, che mi dà qualcosa? No. Neo, va bene. Allora, io direi di uscire un attimo. Lascia la partita. Sì. E rientro con una nave un po' piccola così, nel caso. È un po' più facile da gestire. Un po' più facile da gestire. Quindi, ricerca di monete false. Vabbè, noi ne mettiamo in mezzo. Posso skippare? Sì, grazie, perché già l'abbiamo vista. Avventure. Facciamo questa, quella piccola. Più veloce, ma fragile. Ciurma chiusa, nel caso. E vai. Le galline di Pordenone. salpa, sì. Mamma mia. Come caspita si fa? Tra tutti i meme che ho visto su internet. Che poi effettivamente poi mi venne in mente l'altro giorno. A Skyrim tu potevi fare qualsiasi cosa in città, ma se sfioravi leggermente con lo sguardo la gallina eri morto praticamente. Salve. Ma noi resuscitiamo dal coma ogni volta che iniziamo la partita. Basta con queste notti brave e balorde e bagorde pure. Salve. Sempre la stessa cosa. Ok. Salve. No, non bevo, signora Tess. Oh, la nave un po' più piccola. Buon uomo. Perché noi non abbiamo missioni, giusto? No, non ci abbiamo missioni. Buon uomo. Scopri, sì. Mi dia qualche cosa. La 1, la 2, la 3. La 1, la 2, la 3. La 3, dai. Non l'abbiamo mai fatta, la 3. Prendiamo la 3. Perfetto. We are done. Sì, 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 non si preoccupi. Facciamo una per volta. A bomba, a bomba, a bomba. La grande. Oh, questa è la nostra nave. La riconosciamo, la riconosciamo. Ma per caso c'ho le cose che ho lasciato? No. Per esempio, questo ora bisognerebbe vedere. Io, quando lascio tutte le cose, come faccio a ritrovarmele poi sulla mia nave? Devo informarmi su nel mondo dell'internet per vedere come fare. Ah, avevamo già un'altra missione. Prendiamo questa. Allora, detto ciò, missione. Allora, questa c'ha una grande roccia e un'isoletta un po' più piccola. Grande roccia e isoletta un po' più piccola. Missioni ricevute, sì, però. No, questa è quella ad uncino. Mm.
No. No. Questo è un... bello, grande pure sto isolotto. Sarebbe interessante visitarlo. In chat, se poi vedete magari l'isoletta che a noi interessa, ditemelo, così. No. Ecco, questa semmai è una delle meccaniche un po' più fastidiose, sinceramente. Perché come fai a trovare l'isola in tutto sto caos e marasma? Anche perché non dandoci neanche il nome. Vediamo. No. Se per caso c'è un modo più facile di trovarle le isole sulla mappa generale, ditemelo però. Per favore, perché così non ci mettiamo una vita e mezza. Cioè, sarebbe stato anche utile magari se quelle coordinate non fossero state messe lì a cacchio, ma fossero giuste, tra virgolette. Vediamo. Può essere? No, non può essere. Questa volta non siamo fortunati come prima. Questa no, non è. Giusto? No, non è. Perché a volte poi, vedi, sono pure queste piccoline che... Ma caspita fai a... a trovarle. No. È interessante pure questo avamposto. Poi nel caso ci faremo un salto. Non è. Qua non ci vorrei stare. Sarà forse qualche nave fantasma da abbattere in qualche sfida, in qualcosa. Ma una forma un po' più facile non ci sta. Scusate, visto che abbiamo anche un'altra. No, una alla volta possiamo farle. Peccato. Dove sta? No. 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 Ah, si muove la nave. Bene. Speriamo di non incontrarla sul nostro cammino. Qualora dovessimo iniziare a camminare, visto che non troviamo ancora l'isola. Vabbè. Posso toglierla? Ok. Vediamo se siamo un po' più fortunati con questo. Oh. È una cosa circolare con... Vabbè, sì, si può fare. Un po' più facile probabilmente da individuare. Questa qua. Sunken Grove. È questa? Sì. Oh, allora.
dobbiamo andare a ovest, sempre dritto praticamente, poi ce la troveremo. Allora, signori, togliamo l'ancora, è un po' più facile e veloce rispetto all'altra. Perfetto. Apri tutto, vai sempre dritto, non dovremmo... Ok. E forse è quella l'isola. Gira tutto. Dovrebbe essere quella là l'isola, molto probabilmente. Oh, si vede la differenza con l'altro galeone, che questa è molto più veloce, reattiva e facile da manovrare per certi versi. Allora, dovrebbe essere quella. Comunque mi avvicino un attimo e poi getto l'ancora, perché penso che sia effettivamente quella là. Poi vorrei trovare anche un negozio, così iniziamo a personalizzare la nostra pirata o piratessa. Non so come si dire, si dice pirata o piratessa. Piratessa è un po' brutto il suono. Sì, effettivamente con la nave più grande non si avverte il mal di mare. Con la nave più piccola sì. Effettivamente ci aveva ragione il buon Berishon. Sì, sì, si vede abbastanza. Vabbè, io direi di andare un altro po' più avanti. No. No, no, quello no, però... si sente effettivamente di più. Guarda, avvicinati un attimo. Inizia già a raddrizzarla. Raddrizza, 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 se no... entriamo nell'isola. Ok, poi ricordiamoci che dobbiamo andare praticamente dalla parte opposta. Gira, 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 gira. No, 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 no. Gira, 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 gira. Prena a mano. Prena a mano. Ehi, addirittura, che cosa abbiamo fatto? Occhio. Legname. Scusi. Che poi, scusate, ma io al massimo l'ho raschiata qui, la nave. Perché si è aperta qua la falla? Vabbè, non ci poniamo queste domande. Raccattiamo tutto con un secchio. Olè. Ah, si è proprio girata la nave. Bene. Allora, sperando di non trovare... anzi, prima di tutto... diamoci un occhio. Dove sta? Dovrebbe stare... allora, quella forse è questa qui che vediamo in C4. Quindi probabilmente dovrebbe stare lassù. Vabbè, sperando di non trovare gli scheletri. Serpenti? C'è anche un forcellino d'India. Salve. Uccidi. Ok. No, il porcellino d'India, se lo troviamo, non lo uccidiamo, ovviamente. A meno che non ci attacca. Ma lo posso prendere e portarlo sulla nave? No, volevo fare... volevo fare tipo animale da compagnia. Vabbè. Casse di munizioni. Prendi.
Anche se però poi uscendo da questa partita poi perderò tutto, però. Questo effettivamente mi devo informare un po' come non perdere tutto. Olè. Sembra bomba. Ci buttiamo. Vai, vai, vai. Eccoli. Aspetta, scusate. Peccato, se fossero stati più vicino. Olè. Vieni qua. Che fa? Con i guanti? Mi vuole uccidere. Prendi. Ripeto, anche se poi alla fine sono fini a se stessi, visto che... Non... Sta un altro serpente. Scusi. Olè. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Vabbè, il resto possono pure rimanere. Vediamo qua che cosa sta. Legno. Prendi il legno. Pure questo è legno. Frutta. Forziere di munizioni, vabbè. Ma dove va? Tanto non la uccido. Ah, ma qua stanno parecchie cose. Sì. Sì. Allora, tornando a noi, che noi abbiamo un obiettivo. Dovrebbe stare da ste parti. Scusi, mi inquieta troppo, serpente. Ok. Ma che abbiamo calpestato, chiedo scusa. No? No? No, non c'è niente. Non era vicino a questa? Un po' più su. Andiamo qua. Penso comunque che troviamo questo forziere e ci salutiamo. Eccolo qua. Prendi, prendi. Poi la prossima volta ci organizziamo meglio e facciamo una run a ciurma completa. Raccogli forziere, viaggio completato. Benissimo. Anche perché così vedo effettivamente come non perdere ogni volta la merce della nave. Perché effettivamente io mi stavo stoccando tutto e poi invece se n'è andato un po' così. Allora, io ora dovrei andare da là, giusto? Sì. Quindi a est. Palo. Perfetto. Andiamo ad est senza fare troppi danni. Ah, già stava tutto sterzato. Ok. L'isola dovrebbe essere quella, penso. Quindi inizia già a raddrizzare. Così. Perfetto. Oh, velocità di crociera. Tutto va bene. Me la faccio così, proprio sprezzante del pericolo. L'acqua è verdognola, non ti fa venire proprio tanta voglia di farci un tuffo. Allora. Occhio a non cadere. Però è bellissimo che tu ti vedi la nave che va via e tu non la puoi raggiungere perché comunque sei più lento della nave.
Ma lo sai che forse sarebbe una cosa da provare, che prima o poi farò magari, eh? Poi te la devi fare a nuoto tutta la cosa. Tutta la strada. Gira da qua. Poi prima di salutarci, una camminata fino in cima la farei. Una scalata più che altro. Fino in cima la farei. Non vedo, ok. Gira un pochettino così non prendiamo in pieno l'isola. Come siamo messi? No. Inizia un attimo a alzare. Ok. Il volo dell'aquila. Il salto della fede. Il famoso salto della fede. Guarda. Vediamo se riusciamo a parcheggiare bene. In che senso? Ho frainteso? Aspetta, vediamo. No, frena a mano. Esatto. Quello era l'occhio dell'acqua. Quell'altro era il salto della fede. Mo facciamo come il film di Assassin's Creed, che il buon Michael Fassbender ha l'effetto osmosi dopo 5 minuti che ci entra. Che entra nell'Animus, mentre Desmond ci mette 3 giochi. Un altro poco per avere. Salve, abbiamo Edu, 199, va bene. Allora, a sto punto posso comprarmi qualcosa di interessante. Salve, che controlla. Vabbè, buon uomo. Prima di tutto, come fa a vederci con tutti quegli occhi? Oh, livello 6. Buono. Scopri la merce, vediamo che c'è vende di buono. Ah no, sono missioni random. 499 teschietti. Vabbè, queste sono tutte cose a pagamento che sicuramente non. No, voglio pure io il cane. No, lo voglio. Chiedo scusa. Come faccio ad avere il buon uomo senza pagare? Il buon uomo, il cagnotto come senza pagare? Ok. Vabbè, lasciamo perdere. Ah, vicolo cieco. Ok. Ma tutte le personalizzazioni io come faccio a comprarle? Chiedo, eh. Qui c'è una bancarella, sì. Vediamo magari dalla signora. Signora, che c'è? Interrango di missione. Vabbè, non lo possiamo fare ancora. La terra non è piatta. Vabbè. Signori, commerciante esperta. Che mi dà di buono? Ci abbiamo un po' di soldi e quindi vorrei un trasferimento merci del proprio. Ah no, ma mi dai missioni tu. Ho capito. Sail back later. No, io volevo comprare qualcosa. Vabbè. Mi guarderò intorno, vedrò come fare. Occhio. No, siamo andati troppo. Scusi. Ok. Vedrò di informarmi un po' sul da farsi per non perdere ogni volta, diciamo, tutte le cose. E anche per modificare esteticamente la nostra soggettona. Perché forziere degli indumenti, queste sono le cose base. Anche se però se io metto la giacca, perché non la vedo? Chiedo scusa. Cioè questa sì, la fascetta va bene. Però perché non vedo la giacca? Non mi dire che è solo per gli uomini. Giusto perché stiamo. Mi sa che è solo per gli uomini.
Ah, no, la dovevo togliere, ok. Sì, togli, togli. Che ce ne facciamo della... del vestito? Vabbè, ma non vorrei... Ah, ok. L'animalesco. Non c'è sta niente. Vabbè. Equipaggiamento. Le cose base. Vabbè. E qua erano, vabbè, i vestiti. I vestiti, scusate. I... le capigliature. Il cibo. E qua mi avrà tolto tutte le cose che c'avevo. Sì. Vabbè, allora, signori. Che dirvi? Saliamo sopra? Così ci lasciamo con una vista stupenda. Si saliva ancora? No. Oh, allora. Signori, che dire? Grazie mille per la compagnia. La prossima volta ci organizzeremo per avere, diciamo, tutta la ciurma al completo e poter... Se riesco a passare sull'altro... Ok. E quindi magari potremo un po' vedere al massimo potenziale il gioco. Perché, ripeto, a me sta piacendo anche, tra virgolette, in single player. Probabilmente continuando a giocare da solo, poi alla fine ti scocci. Però magari se ci esce qualcosa di simile a Phasmophobia, non sarebbe malissimo. Quindi, nel caso, si potrebbe anche fare. Allora, io vi raiderei... Ok, se la tastiera mi accompagna. Dagli amici di For Fun TV, che stanno giocando a Pokémon bianco e nero. Così, eventualmente ci facciamo pure un poco di cultura pokemonosa. E ci aggiorniamo a domani con quello che abbiamo fatto ieri, che mi sfugge ora. Fe. Così eventualmente andiamo un po' più avanti nel gioco, o addirittura lo finiamo, perché non dovrebbe essere tanto grande. Quindi probabilmente lo finiamo. E poi vabbè, ovviamente venerdì con la solita live di Phasmo. E ovviamente due... tenetevi aggiornati sui nostri social per quella puntata speciale che faremo di Stardew Valley, perché probabilmente si farà di domenica. Va bene, signori, grazie mille ancora, grazie, ci aggiorniamo. E tu che entri in gamba tesa soltanto per i saluti, non ho capito. Va bene, dai. Allora, ci aggiorniamo, ripeto, per le prossime live. Ci vediamo domani con Fe, sempre alle 21. E buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao ciao.